Dicevamo prima che le vicende cinesi vanno seguite in real time, in tempo reale, no? Per le modificazioni che hanno proprio di settimana in settimana. Dietro però quello che appare nelle relazioni esterne, nelle scelte economiche, eccetera, ovviamente c'è anche la grande permanenza dei problemi strutturali del potere all'interno della dimensione cinese, che potrebbe essere la seconda parte della nostra intervista. Noi potremmo partire, se per te va bene Angela, un po' dalla vicenda di Chongqing, che è stata, diciamo, negli ultimi mesi, magari la riassumiamo anche brevemente per chi ci guarda, un po' emblematica anche di quello che sta succedendo all'interno del Partito Comunista Cinese e di quale scuole di pensiero anche si combattono intorno, diciamo, all'idea di come governare, poi di quale tipo di governance creare poi anche all'interno, diciamo, rispetto alla dimensione cinese. Ricordo tra l'altro che per chi passa qua la festa noi abbiamo anche stampato e stiamo distribuendo gratuitamente un saggio di Wang Wu dal titolo Le stanze segrete del potere, che definiva i fatti successi in questa primavera intorno alla vicenda di Chongqing qualcosa di analogo come portata, diciamo, alle vicende di Tiananmen, come tappa, diciamo così, delle vicende cinesi. Sì, il paragone non è azzardato, nel senso che effettivamente si arrivò a Tiananmen perché c'era una situazione di grandissima tensione dal punto di vista economico e quindi anche dal punto di vista sociale, che sfociò in un grandioso movimento che, ricordiamolo, non fu solo studentesco, non fu solo a Pechino, ma riguardò Shanghai, riguardò Xi'an, riguardò Canton, cioè grandi città cinesi, e fu soprattutto un movimento appunto che coinvolse tutti gli strati sociali cinesi, quelli operai compresi, tant'è che appunto negli ultimi giorni abbiamo visto la morte di una misteriosa, ancora non chiarita, di un attivista per il lavoro che era stato arrestato, è stato in galera dopo Tiananmen 19 anni, ed era appunto un operaio. Ed è morto in circostanze misteriose, credo un mese fa. Appunto, perché Van Hui dice che rileva che quel periodo che stiamo vivendo, dal punto di vista delle tensioni economiche e sociali, può essere paragonabile a quello che ha portato a Tiananmen, e il governo cinese attuale sta cercando di risolverlo, cioè sta cercando di come dire, tagliare i nodi che questo momento storico pone, prendendo delle decisioni, come fu quella poi dopo il massacro di Tiananmen da parte di Deng Xiaoping, di rilanciare le riforme economiche cinesi alla grande e di imboccare senza esitazioni la strada del neoliberismo con tutto quello che comportava, le privatizzazioni, i licenziamenti di decine di milioni di operai, lo spopolamento delle campagne per il trasferimento dei contadini per spingere appunto i contadini ad andare sulle zone costiere di sviluppo e vendere la propria forza lavoro. Cioè, diciamo, mettere in moto, diciamo, il Big Bang che avrebbe messo in moto poi effettivamente, diciamo, la fase più esplosiva e più veloce delle riforme cinesi, con tutto quello che ciò poi ha comportato. Cos'è successo a Chongqing? Chongqing, cerchiamo anche di inquadrarla geograficamente. Chongqing è una municipalità di 33 milioni di abitanti, che si trova nel Sichuan, per cui